13 morti, 50 feriti. Era una giornata come tante altre. C'era il sole. Neanche un'ombra di nuvola o comunque qualcosa che distogliesse l'attenzione da quel chiaro e splendido maledetti aerei carichi di morte, carichi e pieni del vuoto, se si vuol dire così. Il proprio cuore, la propria anima e tutto ciò che si desidera per se stessi e per i propri cari non ha senso. Niente vale quanto il proprio Dio e niente va risparmiato. È così che oggi vive un uomo ed è costretto a giurare fedeltà a questi ideali, è costretto a esserne convinto e allo stesso tempo indirettamente ad esserne una semplice pedina. È solo un padre di famiglia, accecato dalla sofferenza, dalla rabbia e dalla confusione per questi disordini politici e religiosi. Un gioco che alla fine l'ha già scritta con il sangue. Una moglie e un figlio lo guardano ogni giorno che passa, sempre più con sofferenza. Capiscono che non possono morire. Non è anche lui a cosa va incontro. Sa soltanto che la morte è il suo pensiero. Prepara i bagagli. Muoviti. Dobbiamo andarcene da qua. Non c'è assolutamente tempo da perdere. Ti prego davvero. Non andare. Ti sei dimenticato quando tengo a te. Non riuscirai a tornare più. E noi saremo sempre più... Ti ho detto di finirla con queste storielle. Ti ho già detto che ho una missione da compiere. Non devo prepararmi alla vita sdolcinata che mi stai riservando. La moglie sa bene che Mid non lo fa per rabbia, bensì per proteggerla. E sa anche che è testato come al solito e che non c'è niente da fare per fermarlo. Il figlio sente questi discorsi e intanto guarda dalla finestra della sua camera quel mondo sempre con più interrogativi e domande. Si chiede che bisogno ci sia di fare tutto quel trambusto con quegli oggetti in mano. Si chiede il perché ci sia bisogno di tutta quella distruzione. Non capisce il perché. E ogni domanda è seguita a un pianto di sofferenza sempre più grande. So they don't see the crimes that the violent are committing every day. Mohamed, ti ho sempre detto di non affacciarti dalla finestra. Chiudi e trattercene via di qui. Senza esitare, il figlio seguiva la madre. Era ossessionato da troppi quesiti. La madre, che non aveva risposto precisamente alla sua domanda, lo lasciava pensare a tutte le cose più brutte possibili per sostituire l'interrogativo col dolore, mentre incominciava a vedere l'abbandono della sua cameretta e della sua casa come un obbligo a un viaggio senza ritorno, un passo nel buio, un passo che calpesta sangue e fantasmi. Trasferirono presso un accampamento di soldati islamici a 15 km dalla città. Hanno completamente invaso la città. Le nostre case sono distrutte, le nostre vie infuocate. Non dobbiamo esitare un attimo. Organizzatevi adesso, ci muoveremo stanotte. E non avranno scampo! Con sguardo deciso si rigira dalla parte della sua famiglia. Padre, perché stanno distruggendo la nostra città? Cosa abbiamo fatto di male? Lo cammina più avanti, figlio. Quando cercherai di combattere qualcosa di cui oggi non conosci neanche l'ombra, adesso sei un figlio. È arrivato il momento di agire. Non c'è più tempo per chiedere. Amit, ma cosa stai dicendo? Nostro figlio, dove ti dovrebbe seguire? Per questa guerra non basta il tuo sangue. Vuoi anche il suo? Ma non capite? Bisogna utilizzare tutto il possibile e immaginabile per vincere. Non dobbiamo esitare un attimo!
calpesterà i nostri corpi, ma la vittoria li rianimerà. Ormai nulla ci può fermare. Nulla. Né tantomeno la madre di un combattente come tanti altri, che è mio figlio, e a maggior ragione deve rispettarmi seguendomi in battaglia. Abbiamo un soldato in più stasera. Venite a prepararlo adesso.